mamma mia che mangiate ma che sei grullo ragazzi iscriviamoci al canale e attiviamo la campanellina quindi ridatemi una mano ad avere ciò che era mio sappiamo tutti canale tolto password cambiate avevamo tantissimi avevo tantissimi iscritti in più datemi una mano iscrivetevi al canale visto che è gratis un clic eh, su iscriviti e sulla campanellina si avvicina la partita con il Napoli però a me viene in mente Marotta e dice il 13 di novembre sistemiamo Skriniar non hai sistemato nulla Marotta Skriniar è una situazione particolare perché è stato trattato con un pacco postale da una società debole a livello finanziario soprattutto da una società che ha sempre avuto, a mio avviso, un imprinting sbagliato: no? ha avuto un modus operandi sbagliato, indipendentemente dal fatto della disponibilità dei soldi cinesi, per come la vedo io, non sono adatti al calcio, non hanno il timing, non hanno capito non sanno agire di pancia per loro un centesimo un milione è la stessa cosa e ad oggi Steven Zang è l'incubo di tutti i tifosi dell'Inter come nessun presidente lo è mai stato perché io non mi ricordo tifosi così terrorizzati da un presidente noi come che sono erati ragazzi vi ribadiamo vi diciamo di Stare tranquilli perché il cinese ormai se ne va. Ma qualora Schignar se ne andasse no? te, cioè, ragazzi, bisogna essere sinceri: te come tifoso del NIT, cosa gli vuoi dire a Schignar, Parrucca? Lo mette sul mercato perché a tre non sapeva giocare. Finale di Europa League: Schignar in panchina d'Ambroso, titolare. Parrucca aveva messo sia Schignar che Ericsson sul mercato poi il cinese il cinese che comunque ha sempre avuto bisogno di soldi che dal 2019 ha tirato in barca prova a venderlo tutte le sessioni di mercato cioè ha delle offerte importanti quindi io da tifoso dell'Inter qualora lui andasse via sarei ovviamente dispiaciuto ma cosa gli vuoi dire a Schignar? cosa gli vuoi dire a Schignar? che aveva rinunciato eh, rinunciato anche al procuratore per rimanere all'Inter no? Ce lo ricordiamo tutti cosa gli vuoi dire a Schigna? Non gli puoi dire nulla per come la vedo io è così ragazzi non, non è semplice io spero rimanga, non lo so se rimane Schigna se va via, io spero rimanga ma, ma è, è lui che deve fare veramente una scelta di vita indipendentemente dai soldi dei tanti soldi che stanno offrendo altri club. perché lui ti va via a zero 10 milioni glieli dà a chiunque a propria, a, 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 anche ai dirigenti cosa gli devi dire? rischi di perdere schiena a zero e spendi 30 milioni per il ballerino siamo sempre lì no? lascia perdere i cinesi, il giapponese e tutto quello che ti pare però le colpe secondo me gli errori ci sono stati un po' a 360 gradi c'è ormai un presidente a cui viene tolto il microfono. In Toscana, in senso figurato, si dice cosa è il fiasco, no? A Zanghi, vedo il Minofond. Fossi dell'Inter che si è preoccupato che sono preoccupati perché senta questo qui che dice trofei nel 2023 con un miliardo di debiti. cioè c'è un gran casino prima di una partita fondamentale. Perché se sbagli la partita con il Napoli, per come la vedo io, è finita, ragazzi. E poi sento dire in Napoli eh, ma in Napoli scoppia, ragazzi. Se ti vuol dire le stesse cose per il Milano in Milano scoppia, vedrai che poi non ce la faranno più per quanto riguarda il Napoli, sempre per come la vedo io, non è un discorso di condizione atletica. Il Napoli Napoli gioca in tantissime maniere, non è solo, non è una squadra che della forza e della fisicità ne fa la sua arma migliore il Napoli gioca a calcio possono decidere di fare lo stesso palla possono decidere di lasciarti la palla possono decidere di andare uno contro uno possono decidere di servire incontro, di giocare in contropiede su Osimene cioè hanno tantissime variabili tattiche che danno tanta qualità e soprattutto hanno tantissimi giocatori e saltano l'uomo che purtroppo l'Inter non ha questo, non vuol dire che loro vinceranno sicuramente contro di noi. Stai attento, però a livello comunque se analizziamo la situazione a 360 gradi in Napoli, eh, ragazzi, non puoi dire crollano perché non è un discorso di, di condizioni fisica, non è un discorso di condizioni fisica, una squadra forte e l'inter e per niente già un pareggio sarebbe quasi da buttare quindi per la partita bisogna trovare lucacu lucacu si sta allenando si sta riprendendo eh, siamo a gennaio ragazzi qui bisogna muoversi mercato il mercato fa il cinese anche se va via non lo so 2 3 4 5 6 settimane non lo so io so che andrà via presto ma non ho... la data non, non la posso sapere non so quando andrà via ma eh, il mercato di gennaio lo imposti prima. E sento parlare di Turam, ma con i cinesi turama chi lo paga? Siamo sempre lì, ragazzi. Non per nulla ha detto dato 5 euro ausilio. Chi? Fai i mercati a zero in cinese a gennaio, sperando che se ne vada via domani, ovviamente. Quindi è una situazione un po' particolare con Lautaro Martinez, che per come la vedo io, volevo fare i complimenti a Lautaro perché... Perché lui ha fatto un mondiale in sordina, ha reso molto meno al mondiale perché ha dato tutto all'Inter prima. Perché lui ha giocato, ha spesso affaticato all'Inter, non ha mai tirato la gamba indietro, è andato al mondiale e ne ha risentito. E si è visto passare davanti un grande giocatore, ma comunque si è visto passare davanti Alvarez. Lui è dopo Messi, soprattutto nelle qualificazioni, è il giocatore e fa più gol. Quindi l'Inter si deve ancora affidare all'Autaro Martinez Geco si è riposato ma comunque a 37 anni ma per come la vedo io questa squadra di gennaio è un po' il segreto di cucinella ma avrebbe bisogno di ripolpare no? la rosa a me turam piace forse sono stati prima a parlarne su youtube di turam però poi alla fine come fai a dare 10 do, dove sono 10 milioni devi vendere qualche uno, chi vendi chi vedi ballerino un pezzo proprio? Gose difficile. Però, l'unica cosa che possiamo fare è quella di, di essere fiduciosi. Sicuramente, a livello ormai di immagine, siamo scati in basso. Un presidente articcio che fa tutti quei bordelli, quello gli strappa il microfono. Non ha imparato una parola di italiano. Ormai siamo scesi molto, molto giù. Non possiamo altro che risalire, ragazzi. Quindi bisogna essere fiduciosi, avere, secondo me, un attimino in più di pazienza, che non possano altro che arrivare a tempi migliori di questo. Anche comunque ancora l'Inter, qualche giocatore buono ce l'ha ha una squadra competitiva, frutto dei primi investimenti, primi ed ultimi investimenti di Zang, perché questa è una squadra che ha ancora con i primi investimenti fatti di Zang è un campionato scarso come quello italiano, ce la possiamo ancora giocare, anche se ti ripeto, con il Napoli bisogna vincere. Quindi, anche te, Simone spero tu ti sia riposato. Ho visto, hai fatto delle belle festicciole yeah, sulla spiaggia, e volevo fare un appello al presidente Steven Zanger. Ascolta, Steve, prima tu, tu, prima tu vada via, me la regali una tuta, per favore. Ciao Winter. <ride>